how good this is. Slay, slay, every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi, come avete potuto notare dal titolo, ragazzi, faccio un video dove utilizzo i migliori prodotti del 2020 sotto i 10 euro. Tum, tum, ho deciso di fare questo video perché il 2020 è stato un anno molto difficile, è stato un anno veramente devastante, e quindi volevo fare un video dove raccoglievo i prodotti con un prezzo più accessibile. Questa è la verità, questa è la verità. Nel 2020, anno terribile, è successa anche un'altra cosa: è cambiato l'algoritmo di YouTube. Quindi per me è importante che voi mettete like al video, perché è gratis, non vi costa niente farlo, però a me aiuta tantissimo, è un piccolo gesto di supporto in modo tale che io possa essere più motivata e non penalizzata dall'algoritmo YouTube. Il saluto della Grace, il saluto della Grace, break it down. Il saluto di oggi va a Maya9191, che mi scrive: Loretta, ci manchi tanto, fatti sentire. Grazie mille, in tantissimi vi siete preoccupati per la mia assenza sui social in generale, grazie davvero. Devo dire che sono rimasta molto molto colpita dalla vostra preoccupazione. Sto bene, sono tornata, quindi ti mando un bacio grande, grazie mille per far parte della mia community Instagram. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla mia pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e, mi raccomando, fatti sentire, fammi sapere che fa parte della Insta Grace Family. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Molto bene, come primer utilizzo l'Elf Poreless Putty Primer. Questo qui dovrebbe essere il dupe del primer di Tatcha, super osannato, super amato. Quindi lo applichiamo. There you go. Chi fa parte della Insta Grace Family sa che queste nuove unghie sono bellissime, quanto challenging. Però per prelevare questo primer, secondo me, ci sta. Per questo e poche altre cose. I cari amici di Maria. E qui è giunta l'ora di sbugiardare tutte quelle persone che fanno le nonchalance, che dicono, che fanno, che cosa? Insisto in questa zona qua perché solitamente qui tende a diventare più oleosa. E quindi, ugaro dure, bubucchini! Molto bene, passiamo al baking powder. Questa è della marca Obsession, la colorazione è Topaz. Eccoci qua, qui ti voglio. E con questa blender, questa qui è di Sosu, che costa 5 euro e qualcosa, insomma sui 6 euro, applichiamo questa powder qui. Questo è un trucchetto che ho imparato grazie a Jackie Aina, che è un'influencer americana. Ci siamo conosciute nel 2019 personalmente, però che parliamo, chattiamo, eccetera, sono veramente tanti anni. E quindi seguo questo suo consiglio perché, come me, lei ha la pelle mista grassa. E questo step mi aiuta a far sì che il fondotinta tenga. A questo punto andiamo con il fondotinta Coverage The Ordinary. Queste sono due colorazioni che insieme riescono a far uscire il mio vero colore. Questo, se non erro, dovreste riuscire a trovarlo sul sito di Douglas, che devo dire, ragazzi, nell'ultimo anno si è messo proprio alla pari con il resto degli e-commerce concorrenti. Ho comprato per la prima volta delle cose che ci sono solo lì, tipo Elf. A proposito di Elf, se volete un video, facciamo così: se arriviamo a 10.000 like, faccio il makeup tutorial dove utilizzo solo i prodotti di Elf. Che ne dite? Secondo me potrebbe essere un buon compromesso. E come avete potuto notare, sono riuscita ad ottenere il mio colorito, il mio incarnato, insomma il mio match perfetto. Questa coprenza è buona. Quindi adesso andiamo con... Io qui ho un... Sì, ragazzi, anche qui con il correttore. Siamo con l'LA Girl Pro Concealer, questa è la colorazione Fawn. È uno dei prodotti veramente storici della mia routine makeup, pazzesco, e ancora anche qui non ho trovato un correttore che riuscisse a darmi questo tipo di consistenza, coverage,
Ma poi il prezzo, ragazzi, costa 5 euro, 5 euro e qualcosa, una roba del genere, cioè è veramente imbattibile come caratteristiche. Magari si può battere LA Girl Pro Concealer, passa il test 2020. L'unica cosa che noto rispetto magari ai correttori che posso utilizzare oggi per fare la full face è che questo correttore è molto giallo, non so se lo notate, però vabbè, meglio questo che qualcos'altro magari di Ashy e che comunque non valorizza il mio incarnato. So, my friends, we are going to do this. Eccoci qui. Applico quella blender perché non so, un periodo, ragazzi, che non mi va tanto di pulire 111 pennelli in cucina con i fornelli. Chi fa parte della Snapchat family e della Instagram family sa di cosa sto parlando. Ok, like this. Se lo sapete, scrivete hashtag. No, senza hashtag. Scrivete io conosco i 111 pennelli. Un altro prodotto valido, ragazzi, è questo qua, che è miracoloso perché mi dà la possibilità di schiarire qualsiasi prodotto, quindi anche il correttore. Vado a costumizzare. Yes, look at that. 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 Guarda questo correttore. Ha cambiato colore. Ok. Così almeno è più evidenziato. Mazza, mascherito proprio, eh? Devo stare attenta, potrei diventare un fantasma. Bisogna stare... Stai tranquillina, Loretta, stai tranquillina. Comunque, vado con Topaz e opacizzo tutto. Così, amici di Maria. Ed eccoci qua, Loretta e i suoi impasti sono tornati. Perché lo sapete che io sono così. A me piace essere completamente opaca, perché tanto prima o poi divento oleosa. E il resto del viso lo andiamo ad opacizzare con questa powder qua. Questa è di LA Girl, si vede che l'ho usata? No. Allora, qui è caduto, però questo qui, buco qua, buco di usura. E quindi andiamo ad opacizzare il resto del viso. Questa colorazione, se non erro, dovrebbe essere Toffee. E anche questo è un prodotto unico che uso da anni e non ho ancora trovato qualcosa di così economico e disponibile. E non ho ancora trovato un prodotto. E non ho ancora trovato un prodotto con così tante shade e a questo prezzo vantaggioso. Adesso qualcuno dirà: guarda la mano e guarda il viso. Let me do my thing. Trust me, trust the girl, trust your sis. Vedere per credere, d'accordo? Va bene? Problemi, scorrettezze, scorrettezze? C'è qualche scorrettezza per caso? Ok. Questo è un pennello che ho utilizzato veramente tanto, sia nel 2019 che nel 2020. È un pennello di Nabla, secondo me super valido, tra l'altro si lava super facilmente e si asciuga anche velocemente perché le setole sono sintetiche. A questo punto voglio ancora schiarire questa zona perché poi andremo a fare un bel bronzing di quelli tosti, pesanti, perché sapete che a me piace. Quindi vado ad utilizzare la Luxury Powder, questa qui è di Makeup Revolution, classica, banana. Ecco, vedete, questo mi dà la possibilità di creare ancora più highlight nella zona contorno occhi, così. Comunque penso che questo sia l'anno in cui davvero le persone, scusate, l'anno scorso. Secondo me l'anno scorso è stato l'anno in cui molte persone hanno compreso che in realtà le persone appassionate di make-up si truccano non per gli altri ma per se stessi. Perché io, per esempio, in quarantena mi sono truccata tantissime volte, però ecco, non è che uscivo. So, the people do this for their damn self. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo ad applicare bronzer. Utilizzeremo questo prodotto qua. Questo è il Mega Bronzer di
Makeup Revolution, dai ragazzi, non pigmentato di più. Oh, excuse you! Oh, look at that! Oh, oh, we like. Cioè, non so se rendo l'idea. E raga, anche questo tipo costa 4 euro, non lo so, 5 euro, una roba del genere. Cioè, se io penso a quanto l'industria del beauty si sia evoluta negli anni, cioè, veramente è incredibile. È incredibile pensare che esista un bronzer di questa quantità a questo prezzo così performante. È davvero bello. Tra l'altro è disponibile in tantissime tonalità per pelle scura e lo trovate anche sul sito di Douglas. Ho messo le shade scure, quindi raga, you better buy that. E questo lo consiglio anche per le persone che hanno un kit di makeup, hanno bisogno di colorazioni scure e non vogliono spendere magari tanto perché non se lo possono permettere. Allora raga, questa è la situa, ok? This is how dark they go. E ha tipo 4 euro secondo me con questa pigmentazione, ma poi la consistenza è un ibrido bello burroso, mi piace da morire, quindi io ve lo consiglio. Non ha nulla che invidiare a prodotti high end, ve lo dico proprio. Cioè, quindi fateci un pensierino. Adesso utilizziamo questo colore qua. Anzi, facciamo così, che per rendere il tutto ancora più compatto, prendiamo questo e lo stendiamo. Ok, adesso vado sempre con questa polvere qui e cerco di fare sculpting sul naso. Sarà un po' caldo come sculpting, però meglio questo di niente. Generalmente sarebbe il caso di utilizzare qualcosa di meno caldo. Una volta i prodotti si facevano funzionare, non ci si lamentava come ci si lamenta adesso. Siamo viziati. Poi è chiaro che nel caso delle persone che vengono considerate minoranza, cioè non è che possono far funzionare un fondotinta rosa su pelle scura, però ci sono tanti altri prodotti, tipo, che ne so, qualcosa che ha una coprenza media, puoi stratificarlo, qualcosa che è troppo pigmentato, anche quello lo puoi stratificare, insomma. You can do that. Oh, beh! Siamo scolpiti, eh? Qualcuno è scolpito stasera, eh? Sono esattamente le 17:40 per quello che ho detto stasera, però questo video andrà online alle 2:30, quindi vabbè, non fateci caso, sto facendo random, non mi ricordo più come fare i video. Ok, adesso passiamo alle sopracciglia. Anzi, ho detto una bugia, voglio prima illuminarlo questo volto perché se lo merita, va bene, d'accordo? Problemi, scorrettezze? Ok, anche questo è un pennello che ho usato molto nel 2020 ed è sempre di Nabla. Questo è un illuminante di Beauty Bay. Beauty Bay ha creato questa linea di illuminanti. Questo costa 4 euro, raga. And look! Look how good this is! Raga, questo illuminante qui è veramente proprio bello. E se si usa il pennello giusto, veramente ha una performance pazzesca. Quindi ve lo consiglio, esiste in tantissime colorazioni. E raga, con 4 euro avete anche una bella quantità di prodotto. Excuse you, yes. 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 Leggermente sull'arco di Cupido con questo pennellino qui ed andiamo ad illuminare my nose like this, my nose like this, my nose like this. Dai raga, non potete dire che non è un buon illuminante. Poi passiamo al blush. Il blush che ho utilizzato di più in assoluto quest'anno è questo ed è di XX Revolution, si chiama Cliché e secondo me è una colorazione perfetta per pelle scura. Cioè, i makeup artist dovrebbero avere un colore del genere, perché questo colore qui è veramente versatile, si può utilizzare secondo me anche come transition color.
oppure come colore sulla lid, fare un monochromatic type of look. Yes, ci piace, ci piace. Oh yes, oh yes. Mi sembra un po' Pippi Calze. Ecco, sono qui, Pippi Calze lunghe, così mi chiama. Siamo alle sopracciglia, utilizzo Morphe. Questa qui costa penso 8 euro e trovate sia lo scovolino che vi dà la possibilità così di disciplinare le vostre ciglia, qualora ne aveste bisogno, e poi alla Micro Brow. Io sono un amante delle Micro Brow Pencil. Tra l'altro non è né troppo... yes! Non è né troppo morbida né troppo dura. Come consistenza mi ricorda quella di Benefit, per intenderci. Solo che quella di Benefit è bella costosetta. Se volete un sostituto, questo secondo me potrebbe essere un ottimo sostituto. Siamo al prodotto per le sopracciglia. Allora, io non so quale scegliere tra i due, perché sono entrambi validi. Abbiamo questo qui di Mesauda, che adesso costa 10,99 euro da Douglas, scusate. La mia colorazione è Ebony, e forse anche questa si chiama Ebony. Sono molto simili come consistenze. Questo ho controllato oggi sul sito di Kiko, è sold out, non c'è più perché era scontato del 30%, quindi secondo me chi ha le sopracciglia scure, e penso che sia forse una particolarità qui in Italia, l'ha preso, ma l'ha preso tipo a quantità elevate. Quindi magari utilizziamo questo di Mesauda, e utilizziamo, oltre il brow pot di Mesauda, anche il pennello. Questo è un pennello che ho utilizzato tantissimo nel 2020, lo trovo davvero molto valido ai livelli di Anastasia Beverly Hills, raga, quindi, cioè, per dire una roba del genere, that means that it's really good. E non si rovina nel tempo, rimane la sua consistenza precisa, cioè è veramente un buon pennello secondo me, e vi consiglio anche questo. Ok, allora adesso riprendo LA Girl concealer e facciamo un po' di highlight sull'arcata sopraccigliare, so we can look very snatched like excuse me, proprio che fai. Dai, è venuta bella questa base, what do you think? Non puoi dire che non è venuta bene, sennò macumbe e riti voodoo per tutta la vita, va bene? D'accordo? Adesso andrò ad utilizzare le palette che secondo me sono le più valide sotto i 10 euro. Sono di Beauty Bay e mi piacciono perché non solo hanno lo specchio, però hanno 9 cialde. Sapete che io adoro i colori nude. È inutile, raga, cioè... I'm a nude top bitch! I'm a nude bitch! Ho qualche problema? Ti faccio una scorrettezza se desidero truccarmi in questo modo? Che problema hai? Aspetta, fammi fare zoom. Dovremmo ad utilizzare questo correttore. Ok, adesso vado con la Cipria Libera di Makeup Revolution e andiamo con questa qui. Questa è la Nude Matte. E insieme alla Nude Matte utilizzeremo anche la Berry. Questo colore, questo è Throwback. Oh gosh, yes. Raga, qual è la vostra palette preferita sotto i 10 euro? Voglio sapere. Potremmo fare un video dove... voi mi dite i vostri prodotti preferiti sotto i 10 euro. Scrivete i vostri prodotti preferiti sotto i 10 euro, così li compro e faccio un video dove testo queste cose. This could be very good type of video, what do you think? Speriamo che nessuno mi rubi l'idea. Questo è un altro pennello che ho utilizzato talmente tanto che si è rotto qui alla base, poi l'ho riattaccato con l'attac. Devo dire che è un pennello che mi ha aiutato tanto, allo stesso tempo mi ha deluso per questa cosa, ecco che si è staccato. C'è da dire anche che io non ho grazia per lavare i pennelli, quindi potrebbe essersi anche rotto per via dell'acqua in eccesso, vai a capire. Comunque, yes, raga, i colori caldi, la vita, il godimento. Tra l'altro queste cialde qua hanno una, veramente una buonissima pigmentazione,
e si stratificano, sono molto pigmentati, quindi attenzione, perché questi, se usi dei pennelli abbastanza fitti, rischi di fare macchia. Un altro pennello che ho usato da morire è questo, l'E42, è diventato uno dei miei pennelli preferiti, e andremo ad utilizzare After Dark. Non so se avete notato, amici, ma la nuova tendenza della beauty community è quella di ritornare un po' alle radici. Io sto notando che ultimamente ci sono questi makeup artist bravissimi, principalmente makeup artist che fanno high fashion, che stanno iniziando a popolare YouTube e ti mostrano come riuscire ad ottenere quei make-up favola che andavano una volta. Quindi, a mio avviso, si sta ritornando più al bombshell type of vibe, allo stesso tempo con i prodotti di oggi, che sono sicuramente più performanti. E io mi incanto proprio a guardarli, perché sono calmi, sono belli educational. Io sto lì, ammiro queste lezioni, perché sono delle lezioni. E vi dirò che mi gusta da morire, perché invece di trovare messaggi tossici, veramente negativi, che ultimamente, ragazzi, veramente la beauty community è diventata popolare per la sua tossicità, vedo veramente tanti commenti positivi, vedo persone che si fanno i complimenti, persone che si commentano uno sotto l'altro con positività. È una cosa veramente che mi piace molto vedere, soprattutto poi l'anno scorso, che è stato un anno veramente molto difficile. Ci sono persone che non sono riusciti ad oltrepassare il 2020 e ci hanno lasciato. Anche internet si sta ripopolando e si sta facendo un po' piazza pulita di tutte quelle che sono le bad energy, negative vibes, and I really like that. Cioè, mi piace anche di più commentare, vi dico la verità, cioè non ho più quel timore che forse avevo un po' di tempo fa. Ed è assurdo che io abbia timore di commentare, cioè, per farvi capire how toxic the situation became. Riprendo After Dark. Yes, così. Primo look dell'anno, nude. Molto bene. Molto bene, amici. Però dai, che volete? È un video di sotto i 10 euro, va bene, d'accordo? No, non mi rompete, eh? Non rompete. Quando mi devo difendere dico sempre che non mi dovete rompere. Non rompete, eh? Non rompete. Vai, scrivi, non rompete. Poi vado con Dark Symphony. Vado con questo qui, questo è un altro colore che ho usato parecchio, che poi è parecchio, col mio lavoro fai fatica a usare solo un prodotto per tanto tempo. Comunque vado con questo e lo applico all'interno così. Allora, un altro pennello che ho usato tantissimo quest'anno è questo, però questo ce l'ho anche di Sigma, eccolo qua, è proprio, questo è di MAC, storico, un pennello storico della collezione di MAC, e questa è la copia identica, spiccicata, cioè sono identici. Questo chiaramente di Sigma costa di meno, e lo andiamo ad utilizzare. Andremo a prendere Chestnut Charm e lo andiamo a stendere sulla palpebra inferiore, così, in questo modo. Ok, il nero non l'abbiamo utilizzato. Lo utilizziamo? Che facciamo? Il Lisse. Vabbè, picchiettiamo così, piano piano, giusto nella... Comunque io devo stare attenta, qua, perché noto dei maramaldi qui. E noi li vogliamo i maramaldi? Certo che no! Certo che no! Mettiamo questa matita qua di Essence, che secondo me è super valida. Teddy, numero 8. Sembra la Teddy qualcosa di MAC. Ok, allora, ho fatto l'altro occhio e adesso utilizziamo Lash Paradise. Questo qui è di L'Oreal e mi piace tantissimo lo scovolo. Le mie ciglia le disciplina. Questo secondo me è un mascara davvero super. Ma raga, questo mascara, yes, mi piace, mi fa impazzire. Questo mascara è veramente valido. Dovrei mettere un tipo una clip. No, vabbè, ma si vede già la differenza. Una matita labbra. Ah, ma io non ho messo l'eyeliner. Volevo mettere l'Epic Ink Liner, che secondo me
Anche questo ancora non è stato sorpassato negli anni, rimane, continua a rimanere uno tra gli eyeliner più validi. Comunque, mentre aspetto, vado ad applicare queste due matite labbra, che secondo me anche queste sono molto valide. La 517 applico prima e poi vado con la 531. Queste sono ottime matite per la pelle scura, anche scurissima secondo me. E poi all'interno, questo rossetto qui è bellissimo, è di Make Up Revolution, si chiama Latte. Questo è uno dei rossetti che ho utilizzato più in assoluto nel 2020, in generale come interno delle labbra, perché è neutro, per pelle scure ragazzi è un must have, questo è veramente un colore bellissimo, ma secondo me questo sta bene anche su pelle chiara. Adesso io applico l'eyeliner, visto che a questo punto credo che si sia asciugato bene tutto quanto. E questo forse costa, non so, 8 euro, una roba del genere. Love, 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 Bubu Kitty. La colla che andremo ad utilizzare è la Duo, 6 euro, 8 euro, validissima. E come ciglia finte, il brand è Don Lush Beauty, se non erro. Drugstore, beh. E chi l'ha detto, quelle cose drugstore non sono valide. Kaboom! Kaboom, kaboom, oh yes. Allora, adesso uso un altro mascara, questo è sempre di L'Oreal, è l'Air Volume Mega Mascara, e lo applichiamo sulle ciglia inferiori per rendere il look un pochino più fierce. What do you think? Raga, se vi piace il look mettete like, che mi aiutate tantissimo, e supportate il video, il canale, e mi incentivate a creare sempre più contenuti. Eccoci qua, quindi questo è il look terminato, abbiamo utilizzato prodotti al di sotto dei 10 euro, secondo me questo look è veramente molto elegante e portabile. Ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Noi ci vediamo su Instagram tra poco, su TikTok, oppure qui su YouTube ogni giovedì e domenica alle 2:30. Un bacio. Mua. Ciao!